Una città, una maglia, un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. In collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Si sono svolte presso il palazzetto dello sport del Gerino a Dovada le finali nazionali di Serie B e C di Tamburello Indoor. Nella Serie B vittoria della Trentina Marco, che ha piegato la concorrente della Sigiana Cinaglio, della Ravennate Fulgor Bagnacavallo e del Club Sportivo di Firenze. In Serie C gironi di qualificazione conquistati dal Flero e dal Ceresara, poi di fronte nella finalissima con i Mantovani, che hanno avuto la meglio nel derby lombardo sui bresciani, portando a casa lo scudetto. Abbiamo incontrato al Gerino il presidente della Federazione Italiana Pala Tamburello della provincia di Alessandria, Gianni Agosto. Tamburello è uno sport tradizionale che ha avuto un grandissimo seguito fino a metà degli 80. Chi magari di voi è meno giovane si ricorda lo sferisterio di Ovada gremito di persone con una capienza anche fino a 2500. Purtroppo si è gradatamente perso il gioco a livello giovanile e adesso stiamo cercando di riportare il gioco nelle scuole, di farlo diventare un gioco che è più praticato, specialmente a livello giovanile. Stiamo facendo attività nelle scuole, io personalmente ho fatto 3 scuole medie di Alessandria l'anno scorso, la Bocchiera, la Cavour e la Stranio, quest'anno lavoriamo sulla primaria di Alessandria, la scuola media di Gavi, e sulla scuola Pertini di Ovada e sulla scuola media di Cerrina. L'obiettivo è di portare il livello dello sport in provincia, adesso attualmente abbiamo 12 società, di portarlo ad avere almeno una 15-20 società nel giro di 3-4 anni. Questo è il nostro primo obiettivo. Ho anche un progetto come comitato che partirò ad aprile, è un progetto che è stato approvato sia dal Comune di Alessandria che dal Garante dei Detenuti del Carcere di Alessandria. Facciamo un corso di tamburello per i carcerati del Don Soria di Alessandria. E questo è, diciamo che è un progetto che anche la Regione Piemonte ha patrocinato, in quanto è un progetto che riguarda sia la disabilità che l'emarginazione. Mentre a Dovada si svolgevano le finali di Serie B e C indoor, a Monzambano, provincia di Mantova, avevano luogo le finali nazionali giovanili indoor, con protagonista il Basaluzzo. Infatti domenica mattina si è svolto l'ultimo incontro tra Basaluzzo e Capriano del Colle, partita che avrebbe assegnato la piazza d'onore. Confortate dal traguardo in vista, le giovani alessandrine sono scese in campo con la convinzione di fare bene, così è stato, e dopo un incontro combattuto il Basaluzzo ha avuto la meglio sulle brave ragazze del Capriano per 13-7, conquistando perentoriamente il secondo posto e quindi diventando le vice campionesse d'Italia indoor per la categoria giovanissime Under 14. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Da quasi 50 anni ci dedichiamo al riscaldamento e condizionamento. Esperienza, competenza, pronta assistenza. E tante innovazioni, come le nuove energie rinnovabili a consumo zero, come il sole, il geotermico e le biomasse. Vogliamo farvi risparmiare? Rispettando l'ambiente. Ditta Poggi Ugo. A fianco dei nostri clienti. Accettiamo le sfide per un futuro migliore. E da oggi Agenzia Riello per Alessandria, Novi, Valenza e Tortona. L'Associazione Didattica Museale e Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria
presentano domenica 5 marzo attività per bimbi. Alle ore 11.15 Apia Mielina, festeggiamo insieme il compleanno dell'ape e scopriamo gli abitanti del suo alveare, i fiori più belli ed il miele più dolce. Costo 6 euro a bimbo per bimbi dai 3 ai 5 anni. Alle ore 15 il mestiere del naturalista, un piccolo bosco dove cercare, riconoscere, studiare le tracce degli animali e svolgere attività da veri naturalisti. Costo 5 euro a bimbo per bimbi dai 6 anni. Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, via Brigata Liguria 9, Genova. Prenotazione obbligatoria al numero 334 8053 212.